Va ora in onda Radio Giornale del Volontariato a cura del CSV Belluno Treviso. Bentornati e bentornate al Radio Giornale del Volontariato, realizzato dal CSV Belluno Treviso in collaborazione con l'Associazione Bellunese nel Mondo. Ogni terzo mercoledì del mese un podcast con le principali notizie dal mondo del terzo settore di Belluno e Treviso. Tra i contenuti, news sul mondo del volontariato e aggiornamenti sulle attività del CSV e delle associazioni. Cominciamo dalle novità riguardanti il terzo settore. È ufficiale la data di avvio del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Sarà martedì 23 novembre 2021. Da quel giorno inizierà a tutti gli effetti il processo di trasmigrazione, annunciato da tempo, delle organizzazioni di volontariato, ODV, e delle associazioni di promozione sociale, APS, iscritte nei rispettivi registri regionali, provinciali o nazionali. Veniamo ora alle novità del CSV. Sono iniziate le lezioni specialistiche di Università del Volontariato. Si tratta di approfondimenti innovativi spendibili nell'organizzazione di appartenenza o per cultura personale. Le lezioni sono tenute da docenti universitari, esperti provenienti da enti di ricerca, formatori di CSV Belluno Treviso, altri soggetti del terzo settore e società for profit. Sono aperte a tutti, corsisti del percorso strutturato, volontari delle organizzazioni del territorio, cittadini e studenti interessati. Sono gratuite e distribuite in tutto l'anno accademico, da novembre 2021 fino a giugno 2022. Le lezioni si terranno sia in presenza presso il campus Ca' Foscari di Treviso, in via Riviera Santa Margherita 76, sia in modalità online. La prossima data, fissata per il 19 novembre, si intitola La riforma del terzo settore. A che punto siamo? Per maggiori informazioni, www.trevisovolontariato.org. Proseguono i lavori nell'ambito del bando coprogettazione 2021 del CSV Belluno Treviso, dedicato al territorio della provincia di Belluno. Le 7 associazioni bellunesi coinvolte hanno partecipato all'incontro collettivo a Colcumano di Santa Giustina Bellunese. Da qui, gli incontri individuali con lo staff del CSV permetteranno di mettere a fuoco i progetti per partire con il nuovo anno. 3 anni fa, quel terribile evento, la calamità Vaia, che provocò danni in tutto il Veneto, in particolare sui territori di Belluno e Vicenza. Il nostro laboratorio Inquadrati ha dedicato adesso il docufilm Come alberi, visibile sul canale YouTube di Inquadrati. Immagini ancora indelebili e parole che fanno ancora riflettere. In occasione del 5 dicembre, giornata internazionale del volontariato, CSV Belluno Treviso è al lavoro per un programma di convegni ed eventi sul tema che si svolgeranno sia in provincia di Belluno che di Treviso. Il calendario sarà breve disponibile sui siti del CSV. Infine, un focus sulle attività delle associazioni bellunesi e trevigiane. Scuole in Rete e Associazione Amici delle Scuole in Rete hanno presentato con successo lo spettacolo Io Siamo di Tiziana Di Masi al Teatro Comunale di Belluno, che ha visto tra i partner anche il CSV Belluno Treviso. È stato un momento di promozione della cittadinanza attiva, del volontariato, della solidarietà e della responsabilità nei confronti dell'altro. Molti gli appuntamenti della Maratona di Lettura 2021, promossa da Ufficio Cultura, Politiche Giovanili, Istruzione e Servizi all'Infanzia del Comune di Feltre, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura. La maratona è dedicata ad Umberto Galimberti e focalizzata sul rapporto tra l'uomo e la tecnica. Sabato 20 novembre, proprio Galimberti terrà la Lectio Magistralis L'uomo nell'età della tecnica. Gli incontri sono ingresso gratuito, su prenotazione, con obbligo di Green Pass. Dal primo approccio alle nuove tecnologie,
fino alla conoscenza del territorio, dalla riscoperta delle tradizioni alla condivisione di letture su temi sociali. Sono molte le attività portate a termine in oltre 12 mesi di impegno nell'ambito del maxi progetto Terza Opportunità, promosso dal Comitato d'Intesa di Belluno. Coinvolti 70 over 65 e oltre 50 under 30. Finanziato dalla Regione del Veneto nell'ambito del bando Promozione e Valorizzazione dell'Invecchiamento Attivo 2019, esso ha avuto quale principale obiettivo il coinvolgimento di anziani e giovani bellunesi per un reciproco impegno e scambio di conoscenze. Avis Aido Andi Povegliano, con il patrocinio del Comune di Povegliano, invitano a Benessere Dono, la ricetta per ripartire. Percorso formativo aperto a tutti. Al centro degli incontri, la ripartenza insieme dopo la pandemia come sfida per tutti. Prossime date, 18 e 25 novembre e 2 dicembre, tutte in via Borè a Povegliano alle 20.30. Prenotazione obbligatoria al 340 78 62 213. L'associazione Aiuto Donna Oderzo invita al convegno Madre e Lavoratrice, dedicato al tema del mantenimento del posto di lavoro come tutela dei diritti di madri e figli minori. Si terrà sabato 27 novembre alle 17.30 presso la sala consiliare del municipio di Motta di Livenza. Avete ascoltato Radio Giornale del Volontariato a cura del CSV Belluno Treviso.